E rieccoci tornati, nuova puntata insieme a voi, la terza puntata, tre è il numero perfetto perché abbiamo un amico prima di tutto, oltre che un grande nome a livello mondiale, Giorgio Cerquetti, benvenuto. Ma guarda, visto che hai detto mondiale, dillo anche galattico, così non se ne parla più. E partiamo proprio di lì. Partiamo proprio di lì, perché insomma facciamo questa chiacchierata di un'ora. Io so dove parto, non so dove arriviamo, ma sono curiosissimo di vederlo. E come fu per Biglino, come fu per Marco Enrico De Graia, oggi partiamo da film, fumetti, anime, cartone animato, serie televisive. Prendiamo i riferimenti e vediamo Giorgio dove ci conduce. Allora Giorgio, partiamo di qui. Oltre 400.000 specie umanoidi sono passati di qua, lo dicono i Veda, dimmi la tua. Beh, Guerre Stellari è iniziato grazie a George Lucas, che ha letto un testo antico chiamato Ramayana. Ramayana, in italiano si può dire i viaggi, le gesta, le imprese di Rama, che è apparso in India molte migliaia di anni fa. Poi, visto il successo che ha avuto il primo film, si è allargato sia andando in avanti la sequenza, sia il pre, sia prima. Per cui che cosa succede? Che tutta la storia del film è che noi viviamo in una galassia. Quindi io vedi, ho fatto bene a dire galattico, prima. Allora, in certi pianeti, tipo questo, puoi vivere in modo divino, spirituale, in modo demoniaco, oppure essere confuso in mezzo. Per cui che cosa succede? Che uno degli kshatriya, chiamati Jedi, i guerrieri senza macchia e senza peccato, viene preso dai negativi, che in Francia chiamano Azure, senza pace, Darth Vader, e viene portato nel lato oscuro della forza, nella negatività. Per cui Luke, che in inglese vuol dire sia guarda che Luca, Skywalker, colui che cammina nei cieli, nel cielo, quindi noi siamo tutti di passaggio, siamo tutti viaggiatori cosmici che stiamo visitando questo piccolo pianeta alla periferia della galassia, deve confrontarsi con le forze negative e questo piccoletto, ecco, Luke Skywalker, e il piccoletto che fa un po' da guru, dice stai attento perché quello che guida un pianeta, c'era un piccolo pianeta che loro riuscivano a muovere, la morte nera, il capo chiamato l'imperatore, lui cosa fa? Ti provoca, tu ti arrabbi, abbassi il tuo livello di coscienza e lui ti ha preso, ha fatto così con tuo padre. Allora, siccome è successo a tutti noi di aver incontrato una o più volte uno che si arrabbia, allora dobbiamo stare attenti a non farci prendere dalle forze negative. Ecco, forse una cosa che tu non sai, facendo vedere quello lì che sembra un guru, Yoda, il piccolo Yoda. Yoda, che quello lì, io ho visto la foto di un lama tibetano che gli assomiglia vagamente, che George Lucas incontrò e quindi non potendo, essendo un film un po' di fantascienza, far vedere che il guru era tibetano, lo fa con quella faccia un po' strana, che sembra un po' orientale, un po' aliena, un po' astrale. Guarda, ecco. Manuel, il nostro regista, ha trovato subito un'affinità, eccolo qua. No, ma è quello lì. Esatto. È quello lì, quindi gli hanno detto fammi una caricatura tipo quello lì, no? Io ho subito una domanda, perché in Star Wars si parla della forza, che è un concetto di cui tu ci puoi parlare ampiamente. La forza
è Vishnu, Vishnu. In italiano si dice forza, però in latino si dice vis, vis, da qui la parola virile, forte, no? Vitale, vis, vis. Quindi Vishnu è la grande forza, che è Shirodhakachai Vishnu, la grande forza intelligente dentro ogni atomo. Poi c'è in ogni galassia, poi tutto l'insieme di tutto l'infinito è chiamato Mahavishnu ed è considerato come un unico corpo vivente. Per spiegare questa filosofia alla gente, disegnavano un corpo e dai pori del corpo uscivano delle bolle che possiamo paragonare alle galassie, solo che in una galassia ci sono dai 200 ai 500 sistemi planetari. Poi mi sembra di essere telepatico, che io dico una cosa, voi siete super. Abbiamo in cabina di regia Manuel No, ma Cerisoli e abbiamo Savio che no, però conosci bisogna. bene. Sì, però sembra che Savio mi sta leggendo nella mente, perché sa già di te facendo. Quindi questo corpo di Vishnu, che è blu perché l'energia, lo stato puro è blu, emana questi universi e infiniti spiriti entrano in queste bolle e prendono vari corpi. All'interno di ogni bolla, di ogni galassia, che poi è una spirale, c'è uno spirito chiamato Brahma, che è uno spirito che crea. Brahma vuol dire crea, creatore, e crea pianeti superiori che assomigliano all'universo spirituale, pianeti mediani come la Terra e poi pianeti inferiori, che non sono inferiori scientificamente perché hanno astronavi, tecnologie, inferiori spiritualmente. Quindi su questo pianeta sono state combattute guerre tra umani buoni e civiltà aliene buone, e umani, chiamiamoli negativi, cattivi, e civiltà aliene cattive. Tu, ad esempio, hai parlato di Sicci, nel senso che hai parlato di Biglino, cioè Biglino ha letto le opere di Sicci. Sì. Allora ti dico come io ho incontrato Sicci e feci uscire i primi due libri di Zaccaria Sicci. Perché tu l'hai proprio Allora, conosciuto, sei andato a casa sua, raccontiamolo. sì, ma poi sai chi ho mandato, che l'ho sentita anche oggi al telefono e vi consiglio di intervistarla, la Susie Bladi, Turisti Assolutamente. per caso, no? Dopo ti dico come contattarla. Grazie mille. Allora, io dal 91 al 99 vivevo negli Stati Uniti d'America. Poi ho intuito che nel giro di un anno o due andava male e me ne sono andato. Infatti dal 2001 è andato tutto giù. Per esempio, nel 2020 c'è il lockdown, anti-assembramento. Io ho fatto l'ultimo seminario, l'ho detto, nel 2018. Poi ho detto, non faccio più incontri, tutto su internet, come sta succedendo adesso. Allora leggevo un giornale chiamato New Age, che parlava di queste cose. C'è un articolo che parla di quelli che vengono dal cielo, secondo i sumeri, chiamati Anunnaki, e secondo la Bibbia Elohim, e secondo la tradizione antica greca chiamati gli dei, secondo i Veda i Deva. Ecco, queste qui che hai fatto vedere sono i sumeri, che li chiamavano
a questi che venivano dal cielo, Anunnaki. Allora, in fondo all'articolo c'è scritto Zaccaria Sicci e c'è un numero di telefono. Quando, ecco qua, Zaccaria Sicci. Oh, siamo proprio telepatici oggi, eh? Mi piace questa cosa. Beh, io vivo di questo, eh? Cioè, io vivo di telepatia, prana, ossigeno e buona compagnia, quindi chi vuole può anche imitare, non c'è diritti d'autore. Chiamo, gli dico Sicil, mi fa hello, dietro, ma dove abiti? Perché non c'era l'indirizzo. New York, dove? 86esima strada, 86, piano secondo. Gli ho detto, guarda, sono ad Atlanta, settimana prossima prendo un aereo, prendo un taxi, arrivo a casa tua e suono il campanello. Cosa che io feci. Allora, io vado là e mi fa, ma tu da dove vieni? Italia. Italy. Lui è affascinato, perché la cosa che lui voleva di più è che i suoi libri fossero letti dagli italiani. Secondo me anche dal Vaticano, dai suori, i preti. Allora gli ho detto, ma i tuoi libri in italiano non sono usciti? No, gli ho detto, guarda, io collaboro con varie case editrici, ti faccio uscire i primi due libri. Cosa che avvenne. Poi la Susie Bladi, la mia cara amica, mi dice, guarda, vado a New York, dico, vai a trovare uno che è amico mio. E lei fa, ma chi è? Vai, chiama di Giorgio Cerqueti. Lei non sapeva niente, va là ed è la seconda persona italiana che entra in quella casa e lei dice che gli ha cambiato la vita. Adesso non parlo più di questo perché lei ha appena scritto un libro, La Dea, perché poi è tornata a trovarlo e ha fatto interviste, quindi intervistate lei sugli Anunnaki, molto volentieri, è molto preparata. Così avete avuto me, Biglino e lei, quindi un domani che incontrate gli Anunnaki, loro vi dicono, sbaglio o avete parlato di noi? No. Che è sempre utile. Io però voglio fare un collegamento. Gli Anunnaki, probabilmente questi biondi con gli occhi azzurri che scendono su questo pianeta, è stato anche un cartone animato su Italia 1, prima che su una TV locale, di un anime che si chiama Dragon Ball, in cui compaiono i Super Saiyan che sono biondi con gli occhi azzurri, ma soprattutto c'è un qualcosa che vorrei che tu ci spiegassi su il ritrovamento e l'allineamento di sette sfere del drago che risvegliano il drago, che risuona molto nei sette chakra che risvegliano la Kundalini, e ne vorrei parlare con te di questo. Bene, allora io mentre vivevo in America sono diventato amico anche dei Cherokee, che loro vengono dalle sette sorelle, le Pleiadi, e lì sono alti e biondi. Quelli invece, gli Anunnaki, vengono da Nibiru, che ha una strana orbita ellittica, che va da oltre Plutone, gira intorno al Sole, se la piglia comoda perché pare che ci mette 3500 anni a fare tutto il giro, no? Allora, questi che io ho vissuto anche in California, ho conosciuto persone che lavorano nel cinema e ho dato anche delle idee io a gente che lavorava nel cinema, e ho visto che loro pigliano tutto, cioè qualunque idea, poi la rendono hollywoodiana. Un esempio è il film Matrix, no? Io nel lontano 1970, 71, 72 andavo molto, ma voi siete più bravi di tutti, perché io dico Matrix, è già Neo, cioè già, siamo veloci. Certo.
Perché istantanei, non veloci, è diverso. Attingiamo Veloci alla cash proprio. alla cassa, siete istantanei, vabbè, però tu lì c'hai una maglietta con home, quindi più, meglio di così. Allora, io nel 70, 71, io sono andato il primo viaggio, sono tornato nel 1968. Però siccome tutti usavano LSD, psilocibina, marijuana, cioè un aiutino, e io usavo solo il prana, i ricordi delle vite precedenti, l'ossigeno e un'alimentazione vegana, mi inventai due droghe. Una, dicevo che viene messa nelle condutture dell'acqua, che avevo chiamato in modo farmaceutico Rintronil, cioè la sostanza che rintrona. Poi avevo creato l'antidoto, la sostanza che risveglia, il Nirvanil, da Nirvana, Nirvanil. Siccome a Milano e dintorni ero molto conosciuto, nessuno è venuto a chiedermi il Rintronil, ovviamente. Mi venne a dire: Giorgio, dai, dammi una dose, ma di che cosa? Di Nirvanil. Io gli dicevo: ma guarda, che tu ce l'hai già le dosi, dove? Qua. Nella farmacia divina, gli alchimisti chiamavano il cervello la farmacia divina, dove sono due piccole fabbrichette, due ghiandole che producono DMT, melatonina, sostanze paragonate ad alcune droghe, tant'è che erano chiamate morfine endo interno, endomorfine, poi chiamate endorfine, che ancora oggi le stanno studiando. Quindi gli dicevo, diventa produttore autonomo di Nirvanil. Poi è uscito il film, dopo qualche anno, dei fratelli Wachowski, e mi hanno detto: uè, Giorgio, guarda che ti hanno copiato l'idea. Ma a me non hanno copiato niente, perché io non ho diritti d'autore. Tutta la conoscenza è già presente nello spazio infinito e non ha diritti d'autore, quindi chi vuole piglia. Ti faccio un esempio: la massoneria chiama Brahma, il creatore, lo chiama il grande architetto. Mi è venuto in mente perché hai fatto vedere l'occhio di Horus, perché la massoneria si rifà a quello che si vede a sinistra, l'occhio, che poi sarebbe il primo occhio. Quello che noi chiamiamo il terzo è il primo, cioè, quindi noi abbiamo tre occhi, il primo che non dorme mai e due che ci permettono di non cadere dalle scale, dico io, cioè due che sono sensoriali. Però ce n'è uno che non dorme mai ed è o creativo o è condizionato da quello che vede di giorno, da quello che gli hanno detto. Quindi il migliore esercizio per riprogrammare il primo occhio, chiamiamolo terzo per comodità, prima di dormire pensa, immagina, pausa e lascia che avvenga. Abbiamo parlato di Brahma e allora ci terrei anche a parlare di Brahma Loca, che tu ci puoi raccontare assolutamente. Allora, secondo me la forza di una spirale è nel centro. Quindi, dove può vivere il creatore dei pianeti, delle forme, delle specie? Al centro della galassia. Hanno detto che al centro della galassia c'è un buco nero. E invece ecco qua la galassia. Io bisogna che vi frequento più spesso a voi, perché io dico: ecco una galassia, fate apparire una galassia, allora al centro della galassia non c'è un buco nero, c'è la forza, quella di cui parla Guerre Stellari, che tiene tutto in movimento, non a caso il movimento sincronico a spirale. Quando c'è una perturbazione nella galassia, lo dice anche Krishna nella Bhagavad Gita, quando dice a nome degli avatar, degli spiriti liberi che vivono nelle dimensioni spirituali, discendiamo di era in era per ristabilire
l'equilibrio e li chiama Asura, quelli senza pace, Sura vuol dire pace, e amici e devoti, quelli nella pace. Quando il limite è colmo, ci sono delle guerre. Per cui c'è Ramayana, Mahabharata, Bhagavata Purana, per quello che l'hanno chiamato guerre stellari, Star Wars. Star Wars. Io quando vivevo in America era divertente, perché nelle grandi città americane fanno le riunioni di quelli che seguono guerre stellari. E quindi vedi queste migliaia di persone che vanno a queste riunioni che durano anche 2 o 3 giorni, no? Il weekend, venerdì, sabato, domenica, vestiti da guerre stellari. Sembra proprio di stare nel film, no? Hanno provato a farla diventare una religione. Sì, sì, più che religione, una scelta spirituale che è tutelata negli Stati Uniti dall'emendamento che dice che ognuno è libero di esprimere i propri pensieri e il proprio stile di vita. Per cui quando vai a una di queste convention, adesso no perché c'è il coronavirus, però il futuro, è come andare al bar di guerre stellari. Cioè ci sono i piccoletti, ci sono quelli grossi, quelli diafani con i capelli bianchi lunghi, quelli con la fronte corona, i Klingon, ci sono quelli vestiti da Atomic. L'abito che va di più è quello di Darth Vader, lì, tutto vestito di nero, là, con i guanti, così. Ci sono quelli che hanno le spade, ecco, cioè, bravo, sono quelli che hanno le spade col pulsantino, che boom, si accende di colpo di luce, no? E dicono, ehi tu, che intenzioni hai? Voglio fare un altro salto, abbiamo parlato di Ramayana, una figura che mi ha sempre interessato è Hanuman, vediamo che cosa ci puoi raccontare. Hanuman, allora, hanno trovato dei resti di scimmie alte 3 metri in India, 3 metri, che erano in grado anche di camminare, di muoversi, no? Che poi nell'Himalaya le hanno chiamate Yeti, cioè sono dalla forma umanoide, però pieni di peli, perché così possono vivere all'aperto, e quindi essendo alti 3 metri, immagino che salto può fare una scimmia alta 3 metri, per cui una delle caratteristiche di Hanuman è che salta, conosce la foresta, conosce le erbe ed è devoto di, eccolo là, ed è devoto di Rama. E lui entra in azione quando rapiscono Sita, che sarebbe la compagna di Rama, e insieme all'esercito di Rama sconfiggono Ravana, il capo di queste Asura. Però cosa succede? Che anche queste Asura, questi cattivi, contrari, negativi, avevano astronavi, quindi è proprio una guerra interplanetaria. Vi dico già il finale, ha vinto Rama. Spoiler, allarme spoiler. Okay. No, beh, lo dico, no. A me piace, perché io quando abbiamo pensato a questa puntata con te, io non voglio scaletta, io voglio vedere dove mi porta Giorgio. Partiamo e vediamo dove arriviamo. Beh, voi avete tutte le foto già. Noi piano piano ogni tanto qualcosa, avevamo già un viaggio in mente che però tu stai... No, però dobbiamo dire, sì, però dobbiamo dire chi ci ascolta, chi è te... Non abbiamo mai parlato di che cosa avremmo detto. Ci è piaciuto per quello, perché così in base alle parentesi che si vanno ad aprire noi andiamo a parlare. Adesso siamo arrivati qua, proseguiamo. Prima abbiamo citato anche un po' i tuoi viaggi in India e voglio parlare del tuo rapporto con gli Hare Krishna. Ma io, allora, più che rapporto con gli Hare Krishna,
Io ho un rapporto dalle mie incarnazioni precedenti con i mantra, soprattutto col mantra Hare Krishna. Allora, se vuoi ti dico la prima volta che ho riascoltato, ho detto cioè conoscevo già il mantra Hare Krishna in Italia. Era autunno del 1967, vivevo a Milano con la famiglia Cerqueti, frequentavo il quartiere di Brera e in un bar chiamato Bar Giamaica, che era un po' vicino all'Accademia, si trovava tra l'Accademia d'Arte di Brera e il liceo Parini dove andavo io, che tra l'altro a febbraio 68 viene occupato ed è la prima scuola a livello mondiale che viene occupata, tra l'altro allora, da minorenni. Quindi fa notizie minorenni anche adesso, figurati allora. Allora io entro al Giamaica e vedo uno con la barba lunga, i capelli lunghi, due occhiali da vista spessi, era il poeta americano chiamato dalla Beat Generation, Allen Ginsberg, che dice Hare Krishna. Allora, Allen Ginsberg nel 1962 e 1963 fece un lungo viaggio in India. Arrivò prima dei Beatles, 6 anni prima dei Beatles. Eccolo qua. Ecco, arrivò Allen, caro amico Allen, ma è notevole che io dico Allen e appare, qui siete proprio. Stavolta ci è venuto in soccorso Google, dobbiamo essere onesti. Vabbè, ma però anche la velocità con cui trovate Allen nella foto, quella lì è proprio la faccia che aveva, perché poi se guardate altre foto, quella è la faccia del 1967. Cioè uno con la faccia così, seduto al Bar Giamaica, che dice Hare Krishna. Nel 67 lui era stato a Rishikesh, dove poi andarono anche i Beatles, sono stato anch'io, un sacco di gente. Benares. C'è andata anche, no, a Rishikesh, non a A Benares, a Rishikesh. Rishikesh. Andò alla Divine Life Society, l'associazione della vita divina, e incontrò il fondatore, Swami Shivananda. Questo è Rishikesh, quello è il Gange, sul fiume Gange, si vede bene il fiume. Eccolo qua. E ecco, lì è il fiume Gange, quello è uno dei vari centri, uno dei vari ashram, no? Tipo astronave, no? Sembrano delle astronavi. E Allen Ginsberg disse allo Swami Shivananda: cosa mi consigli di fare? E lui gli disse: ti consiglio di diffondere il grande canto della liberazione, chiamato il grande mantra, Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E poi Allen Ginsberg accettò il dono e poi disse: cos'altro mi consigli? E lui gli disse allo Swami: allarga l'area della coscienza, che vuol dire fai in modo che sempre più persone diventino consapevoli. Quando io ho incontrato Allen Ginsberg nel 1967, lui aveva appena conosciuto il fondatore del movimento Hare Krishna, Swami Bhaktivedanta. Anni dopo incontrai in Italia un cantante americano, oggi si dice black, di colore nero, Richie Havens, che è quello che apre, se vedete il film Woodstock,
è quello che apre suonando la chitarra Freedom, Freedom. Lui dice ad Allen: guarda che in un quartiere povero qui, la Bowery East Side, c'è uno swami indiano. Tu sei stato in India, se vuoi ti accompagno da questo qua. E allora diventa amico lui di Swami Bhaktivedanta. Però il fulcro del movimento hippie, peace, love, meditation, pace, amore, meditazione, era in California. Allora che cosa succede? Che gli Hare Krishna, alcuni devoti che conosco, organizzano un mantra rock dance festival per raccogliere dei fondi per costruire un tempio Hare Krishna a San Francisco. E c'erano Janis Joplin, i Grateful Dead, c'erano tutti i gruppi alternativi, grossi gruppi. I Grateful Dead in Italia non sono molto conosciuti, ma Jerry Garcia e i Grateful Dead in America, anche Janis Joplin, erano molto grossi. E chi è che introduce Swami Bhaktivedanta? Allen Ginsberg. Quindi lui arriva fresco fresco in Italia perché la mia amica Fernanda Pivano, che aveva già tradotto Hemingway, Henry Miller, gli danno l'incarico di tradurre Jack Kerouac, che quando venne a Milano era ubriaco, sempre ubriaco. Invece Allen Ginsberg era lucidissimo, lucidissimo, quindi siamo diventati amici. Guarda, in quegli anni lì c'erano gli hippie. L'unico vero hippie rimasto alla mia età, 74 anni. E secondo me dovresti intervistarlo. Molto E volentieri. lui, no, lui vive, quando lui viveva con la Fernanda Pivano, per cui ti racconta di Allen Ginsberg, di Jack Kerouac, delle cose di prima mano. Perché quando arrivavano in Italia erano ospiti della Fernanda Pivano, no? Quindi la prima volta che ho sentito il mantra Hare Krishna in Italia è stato nel 1967. Poi nel 1968 sono tornato in India e là tutti Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, in treno, dappertutto. Dunque vai Hare Krishna, è come buongiorno, buonasera, ciao, no? Poi, anni dopo, ho ospitato degli Hare Krishna a casa mia, me la stavano distruggendo, allora ho preso io una villa a Gallarate, e era una villa Liberty, mi presentai come Giorgio Cerqueti, ho fatto un contratto, poi ho portato là, ho detto, ma sta villa a te cosa ti serve? Ah, degli amici, gli amici erano gli Hare Krishna, c'era una torretta, e in cima alla torretta io ho fatto mettere un'antenna. Ho chiamato questa radio, perché era il momento delle radio private, 76, 77, 78, Radio Krishna Centrale. Solo che Lucianone, il mio amico Lucianone, sbagliò e invece di tarare la frequenza, sciabolavamo nell'etere. Per cui abbiamo interrotto discorsi dei politici, Raimondo Vianello, che faceva un programma, i campionati di tennis, così dopo 3 settimane arrivano 4 macchine della Digos, perché poi avevano rapito Moro nel 78, 1978, però di qualche anno fa, e pensavano che gli Hare Krishna, io, gli Hare, fossimo una copertura di un gruppo terroristico, e ci hanno chiesto come facevamo a entrare su Rai 1. Stava 3 minuti e poi si spostava, è semplicissimo. Non è che lo facessimo volontariamente, non avendo tarato la frequenza, trasmetteva, oscillava, entrava dappertutto. Per cui nella zona di Gallarate, Bustastizzo, Castellanza, tutti gli entrava ogni tanto dentro Hare Krishna, tant'è che diventai amico della Digos, è andata tutto bene, guarda. Gli Hare Krishna, quando vanno nelle manifestazioni che ancora oggi vediamo in tutte le città, portano in giro il Vimana. Da dove arriva questa parola? Vimana, mentre noi usiamo un composto, nave,
degli astri, astronave, loro avevano già il nome che è Vimana. Vimana, no? Quindi i templi rappresentano questi oggetti volanti che però sono identificati. E dentro c'è come un altare con delle statue che rappresentano questi esseri superiori, a cui per tradizione nei templi in India gli preparano il cibo vegetariano, gli offrono il cibo vegetariano. Beh, guarda, per fare un salto c'è un gruppo chiamato Gruppo Amicizia su YouTube, Giorgio Cerqueti video, trovate un'intervista che sono riuscito a fare a Gaspare Delano, che ha 99 anni, che per 20 anni lui e il suo gruppo erano in contatto con un gruppo di alieni che vivono in una base sotterranea sotto l'Adriatico, e lui ha confermato che questi alieni, chiamati Gruppo Amicizia, erano vegetariani. Ed è dalle parti del nostro regista, fra l'altro, il caso del Gruppo Amicizia. E qui voglio parlare con te, perché spesso si pensa a posti lontanissimi, quando in realtà sul pianeta Terra forse il posto più facile dove fare altre città è nel mare, al fondo dell'oceano, e c'è un bel via vai. No, ma loro hanno scavato sotto, non nell'acqua, sotto, cioè qui c'è il fondo, hanno scavato e hanno creato una base che va da Ortona a Rimini, 230 chilometri. Io quando facevo poker con Giorgio Medail abbiamo avuto ospite Breccia, ingegnere, professore universitario che faceva parte del Gruppo Amicizia, che ha spiegato queste cose in un libro della Nexus Edizioni che si chiama Contattismi di massa. E non è né la prima né l'ultima volta che in varie parti del mondo civiltà aliene entrano in contatto con i terrestri e fanno delle cose insieme. Per cui Bauval, si dice Bauval, mio amico, ha scritto dei libri in cui spiega che le piramidi sono state costruite insieme a una civiltà che veniva da Orione. Gli indiani d'America chiamavano questi che venivano giù i Cacinas, e in particolare i Cherokee dicono di venire dalle sette sorelle che sono le Pleiadi. In pratica, per spiegarlo così, ci sono 400.000 civiltà che hanno una struttura energetica o fisica simile alla nostra, solo che noi abbiamo un corpo fatto di cellule che dopo un certo numero di anni, cambiamo 2 miliardi di cellule al giorno, il corpo decade e muore. Quelli che hanno dei corpi diversi, simili come forma ma diversi come struttura, possono vivere 1.000, 100.000, 1.000.000, o addirittura Brahma vive miliardi di anni. Mi voglio ricollegare, visto che parliamo anche un po' di civiltà sotterranea, eccetera. Io avevo preparato, non so se la nostra regia ce l'ha, che secondo me ci può stare, Doctor Strange. Quindi siamo in ambiente Marvel, sugli Avenger. A un certo punto questo personaggio, lo vediamo, sono 10 secondi, lui, come nei film alle volte mettono delle parole che adesso andiamo a spiegare, guardate bene la password di questo wifi, quindi lui è un personaggio che va in Tibet in cerca di alcune risposte. A un certo punto, in questo posto in Tibet, gli viene data la password di questo wifi. La vediamo e poi la commentiamo insieme a Giorgio. Vai. Questo cos'è? Il mio mantra. È la password del wifi. Non siamo selvaggi. Rientriamo, non so se abbiamo un ingrandimento. La password del wifi era Shamballa. Shamballa. Allora, Shamballa è
un insieme di enormi caverne sotterranee, certe lunghe chilometri, 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 quindi praticamente una città sotterranea sotto l'Himalaya. E ci sono anche delle sorgenti sotterranee di acqua calda. Ecco. Però non è consentito l'ingresso, perché quando Nicola Severi incontrò un abitante di Shamballa, alla domanda: ma perché non dite come entrare? Disse: centinaia di milioni di persone verrebbero qua per vedere noi, ma poi non sono in grado di prendere gli insegnamenti che diamo, e quindi ci sarebbe un ingolfamento. Ecco, io grazie a voi scopro queste cose, la password è Shambhala. Interessante come proprio in Tibet l'hanno messa lì, eccola qua, stoppiamo, è proprio Shamballa, e quindi uno magari diceva questo è il mio mantra, no, è la password, però è la password per entrare e quindi chissà che cosa ci hanno voluto, l'hanno buttata lì, poi chi è in grado di riconoscere Se qualcosa? vuoi, se vuoi ti do io un'altra password. Va bene? Vai! Allora ripeti con me. Io Io sono sono un essere un essere spirituale, spirituale, eterno eterno e multidimensionale. e multidimensionale. Ecco, se tu ripeti questa vibrazione, ti si allargano gli universi, si allargano gli orizzonti. In pratica sei contemporaneamente, io sono contemporaneamente Giorgio Cerqueti, che è un nome, un cognome che mi hanno dato, ho questa struttura fisica, ma la password nell'infinito presente è Aham Brahman Asmi. Tradotto liberamente da me, io sono un essere spirituale eterno e multidimensionale, dove la chiave però è la consapevolezza. Quindi a forza di ripeterlo diventi consapevole di quello che sei. E quindi parliamo del potere dei mantra, perché so che hai avuto da vicino una tua esperienza, non so se ti va di raccontarcela, dove grazie ai mantra sei riuscito a fare qualcosa che la medicina aveva dato come impossibile. Ma quando nel 1968, 52 anni fa, decisi di tornare in India, io andavo a scuola, al liceo, una famiglia borghese, mio padre si era trasferito da Ascoli Piceno a Milano per aprire una piccola fabbrica di radio, cioè, stava bene, no? C'era il boom economico. Dicevano a mia madre: stiamo pregando per Giorgio che va in India, dove c'è la lebbra, il colera, il vaiolo, e quindi hanno detto dei rosari per me. Ecco, io però ho dovuto fare il vaccino per il colera e il vaiolo, perché sennò non ti facevano entrare. Si chiamava il passaporto giallo, era una specie di passaporto giallo dove tu ogni volta che andavi là mettevi un timbro. Io i primi viaggi in India mi sono fatto tutte le vaccinazioni, sennò non riuscivo a entrare. Che cosa, ma dove entravo? Questo è il punto. Io entravo là dove avevo già vissuto, quindi era neanche un ritorno a casa, un ritorno a me stesso. Siccome dovevo partire, mi regalarono un biglietto d'aereo. Poi le altre volte sono andato via terra, sono andato Milano-Kathmandu, 2 mesi di viaggio via terra, conosco bene Afghanistan, Pakistan, Iran, la Turchia, conosco tutto, no? Però io avevo una madre, mi ha detto: Giorgio, ma se tu muori? Io ti guarda, stai tranquilla, perché io ho tutto un progetto, io lascio il corpo a 45 anni. Allora lei, avendo una ventina, mi ha detto: beh, allora vai, no? Perché lei credeva in me, ha detto: allora vai. Infatti io andavo e tornavo, facevo gli esami all'università, ho preso una laurea. Perché mi ha detto: con le cose che dici tu, per non fare quello strano, almeno prenditi una laurea. Infatti ho una laurea in filosofia all'Università Statale di Milano. Quando avevo 44 anni, Vincenzina mi fa: ma di un po', ma tu non hai detto che lasciavi il corpo a 45 anni? Io ho detto: sì.
Infatti, sai dove lo vado a lasciare? In una delle città sacre dell'India, Puri. Vado a Puri, divento amico di tutti, mi hanno fatto fare addirittura delle conferenze all'università Ayurvedica, così, però alla mattina, siccome lì sorge il sole, Puri è nell'Orissa, nella parte orientale dell'India, camminavo, ecco, quella è la Grand Road di Puri. Io cosa facevo? Camminavo la mattina, mi alzavo tutte le mattine alle 4 verso l'alba, così, con i piedi un po' nell'acqua, camminavo nel lungo oceano, neanche nel lungomare, l'oceano, e ci sentivo la vibrazione, vai in America, in italiano, e qualche mattina la sentivo in inglese, go to United States of America. Allora, siccome da lì c'era uno che è stato mandato dall'India, là, Paramahansa Yogananda, ho detto magari sono un po' suggestionato, però oh, questa vibrazione è così forte, che io tornai in Italia e volevo andare in America. Volevo. Solo che non avevo i soldi. Allora mi invitavano a Milano tutte le sere a casa di amici a raccontare come ho sempre fatto. Una sera dico voglio andare in America e uno di Brescia, Giambattista Merigo, mi fa: ti dispiace se ti regalo un biglietto d'aereo? Io ho detto subito: non mi dispiace. Ma dove vuoi andare? Ma io vorrei andare a New York, a Atlanta, a San Francisco, Los Angeles. Ah, ma quanto tempo sta? Ma un paio di mesi. Ti dispiace se ti do una tessera della Delta Airlines che puoi viaggiare notte e giorno senza prenotazione per 2 mesi? Io sempre dico, non mi dispiace, ringrazio. Quando arrivo ad Atlanta, sento una forza energetica, interiore, cosmica, che mi dice, non ti muovere di qui. E avevo 45 anni. Per cui mi metto lì, nel frattempo ho avuto sempre la fortuna di incontrare una donna americana che è bellissima, Brenda, ne parlo nel libro Incontro con la Chiara Luce, che potete leggere gratuitamente scaricandolo su www.cerqueti.org, potete scaricare gratuitamente il libro Incontro con la Chiara Luce e vedete com'è andata. Però per rispondere a lui, 45 anni in corso e sono ancora vivo. Il giorno in cui finiscono i 45 e inizia il 46, cioè il giorno del mio compleanno, aneurisma, emorragia cerebrale, coma. Mi ricoverano all'ospedale di Atlanta, che era, siccome lì c'era CNN, Coca-Cola e altre strutture del mondo materiale. L'ospedale dove mi portano, tant'è che io poi ho fatto la battuta, se andate in coma, andate davanti a un ospedale ricco. Perché poi mi dissero, se tu andavi in un altro ospedale di Atlanta, eri già morto. Invece in quell'ospedale lì, quando io sono uscito dal coma, mi hanno messo un casco e hanno, con i raggi gamma, mi hanno chiuso la cicatrice. Però non parlavo. E allora, dopo circa 30 ore, mi sono ricordato di me stesso. Mi sono detto, ma se qua arrivava uno che non parlava, io che cosa gli avrei detto? I mantra. Quindi, il secondo, terzo, quarto giorno, ripetevo i mantra, due mantra ripetevo. Uno è Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. L'altro, giusto come per non stare a ripetere sempre lo stesso, era Om Shanti, Om Shanti, 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 Om. Oh, sai che è successo al quinto giorno? È entrato il dottor Goodman, che tradotto vuol dire uomo buono, il primario, mi ha fatto il sorriso e mi diceva sempre, entrava, good morning. Io ho cercato al secondo giorno di dirgli, one day I will speak faster than you, un giorno proprio veloce, ci ho messo mezz'ora e ho lasciato perdere.
Quindi al quinto giorno questo arriva, io ero preparatissimo, lui entra, lo guardo. How are you, dottor Goodman? Everything is getting better all the time. Una canzone dei Beatles. Used to be mad, ma... Lui fa, ma come hai fatto? Io non ho detto mangue, se no ero ancora là che mi studiavano. Ho detto una parola che avevo imparato al catechismo. Miracolo, miracolo, miracolo. E a proposito di catechismo, e a proposito, prima abbiamo citato il rosario, e vorrei che tu ci raccontassi da dove deriva questa parola, perché è interessante. Allora, c'è un Japamala, che è una collana di Tulasi, è un basilico. Poi, ma a me mi hanno detto anche che la parola basilica si chiama basilica perché una volta dove il basilico cresce bene, il territorio è adatto per meditare, pregare. Quindi potete prendere uno di questi, che però ha 108 grani e si chiama Mala. Però che cosa succede? Che japa vuol dire sussurrare, mormorare. Quindi è una I lunga, una A, una P, una A e poi Mala, japa Mala. A seconda di come metti l'accento su japa, può voler dire giappa o giappa, può voler dire sia sussurrare che rosa, rosa, fiore rosa. Allora, quando Pietro l'Eremita ha portato questa abitudine, che è presa, perché poi è arrivata anche in Medio Oriente, io faccio una battuta perché io sono uno spiritualista spiritoso, hanno capito che per vendere era meglio invece di vendere una corona da 108, con 108 ne vendi due da 54. Infatti i rosari che ci sono in commercio sono 54 pezzi. Ma in realtà perché sono 108? Perché i marma, i punti energetici del corpo, sono 108. Quindi quando uno ripetesse i mantra, manda 108 a 108 punti energetici. Qualcuno dirà che io sono blasfemo, io sono eterno, quindi posso essere anche blasfemo per qualcuno, però noi abbiamo 108 punti energetici. Questi 108 punti energetici ricevono l'energia da chi? Da ognuno di noi che è uno spirito eterno, che risiede dalla parte opposta del cuore. Per cui se il cuore è a sinistra, vi siedo a destra. Mi è successo solo un paio di casi di gente che aveva il cuore a destra e quindi risiedo a sinistra. E noi vibriamo così, contrazione, espansione, e diamo come la medusa, no? E diamo questo ritmo al cuore che è un muscolo. Il cuore non è altro che un muscolo che, secondo la definizione fisiologica, dal punto di vista anatomico, noi dovremmo anche controllarlo. Qualche yogi come Swami Rama è andato in America per vedere che fermava volontariamente il cuore. Allora, il cuore è paragonato al sole e quindi un'energia maschile, no? Cioè il cuore non, allora, la zona, cioè noi siamo come il sole che irradiamo. Ci sono 108 punti che prendono l'energia e mantengono il corpo in buona salute. In sanscrito si chiamano marma, marma, il femminile di marmo, marma. Quindi non a caso sono 108, 108. Questo te lo puoi costruire da solo, si trova in India, magari se mi scrivi www.cerqueti.org, qualcuno mi è rimasto, te lo mando, fai una donazione a Libera Condivisione Onlus, perché se vai su Facebook trovi Libera Condivisione, manteniamo in India un lebbrosario a Rishikesh, su Ganga, dove era nato prima l'Hinduismo e poi i Beatles,
è un orfanotrofio di bambine che sono l'ultima ruota del carro nelle culture povere, sono le bambine orfane, nel Tamil Nadu, che è la terra dei maestri, che è a sud-est dell'India. E adesso la nostra regia ce lo fa anche vedere. Rimane poi il discorso dei Beatles. Abbiamo un paio di minuti. Ah, intanto vediamola perché io conosco anche personalmente Libera Condivisione Onlus e grazie anche alle donazioni fatte ho avuto modo poi di avere due libri da te e quindi poi invito chiunque in base ai propri interessi a contattarti per un libro ad hoc. Io mi sono trovato benissimo, ecco, e avremo modo di parlare poi in qualche altra puntata. Però mentre lo stiamo andando a vedere, così abbiamo dato anche i riferimenti, ripetiamo, quindi Libera Condivisione Onlus, si possono trovare poi, contattate Giorgio anche per i suoi libri. Voglio poi parlare anche, citiamone qualcuno un po' della tua bibliografia, quanti e quali libri possiamo consigliare al volo? Al volo puoi dare quelli gratuiti, visto che c'era il coronavirus, la gente stava in casa, ho messo 5 libri su www.cerquetti.org, puoi scaricare 5 libri, hanno già fatto decine di migliaia di persone, quindi puoi anche andare a casa di un amico e gli scarichi 5 libri, no? Caspita, e direi Sì. che è molto importante in un periodo così. E poi voglio lasciare aperta, quindi discorso Beatles ed Elvis Presley. Diamo qualcosa per far incuriosire che poi magari sarà oggetto di una prossima volta se vorrai tornare nostro ospite. Guarda, io ho solo 74 anni e anche se questa è l'ultima incarnazione sul pianeta Terra, ho fatto 600 video su YouTube, Giorgio Cerquetti Video, e se vuoi con te tutte le volte che vuoi. Allora, Beatles, beh, i Beatles già avevano alcuni collegamenti karmici con la filosofia indiana. Primo, perché hanno cominciato a suonare al Cavern Club di Liverpool, cioè Cavern, la caverna, l'Himalaya, no? Poi il primo vero contratto al porto di Amburgo, in un locale che aveva il nome di un Deva, Indra. Quando hanno raggiunto il massimo del successo nel 1964, andarono in tournée negli Stati Uniti e dissero al loro manager Brian: vogliamo incontrare due persone, Bob Dylan ed Elvis Presley. Incontrano per primo Bob Dylan. Bob Dylan gli fa un discorsetto molto semplice. Fa: per stare calmi c'è la marijuana. Cioè lui seguiva le tradizioni degli indiani d'America, chiamati nativi americani, perché nelle riserve americane è legale fumare la marijuana, anche coltivarla, no? Quindi gli fa fare una fumatina, no? Fuma. Poi a George Harrison, chiamato il Beatle tranquillo, gli dà un po' di roba, chiamata roba, poi di questa erba, gli spiega come arrotolare, come fare. Il secondo incontro che loro volevano fare è a Elvis, il re del rock. Quando entrano, c'è Elvis sfolgorante al top della sua bellezza, la moglie che sembrava una regina dei pianeti superiori così, in questa villa, John e Paul, affascinati, si mettono lì con Elvis, chitarre, cominciano a cantare così. George Harrison, chiamato il Beatle tranquillo, si stufa, va nel parco della villa e si fa una cartina e comincia a fumare. Uno dei segretari di Henry sente l'odore, si avvicina e gli fa: ma voi usate ancora quella roba lì? E lui fa: ma è andata a Bob Dylan, no? 1964. E gli dice: guarda che io e Elvis facciamo meditazione, Kriya Yoga. Elvis aveva 200-300 copie a casa del libro Autobiografia di uno Yogi, gli regalano una copia a George Harrison.
che prende questa copia nel 64, la legge nel 65 decide di andare in India, va a incontrare un maestro che io ho conosciuto, Ravi Shankar, maestro di sitar, e sta lì e impara il sitar che poi nel Sgt. Pepper appare, il sitar in diverse canzoni. Poi lui si avvicina anche agli Hare Krishna, si avvicina tutta la filosofia indiana, fa la famosa canzone My Sweet Lord. My Sweet Lord. Vuoi che ti dica una cosa bella? Vai. Allora, io amichevolmente a un'amica che avete anche voi, che si chiama Thea, ho consigliato di lasciare il jazz e cantare i mantra, e ultimamente è stata invitata a Domenica In da Romina Power, c'era il figlio Iari, invitati da Mara Venier, e a un certo punto gli ho detto cantate, gli ho consigliato di cantare My Sweet Lord. La cosa entusiasmante è che siccome la canzone è in inglese, che non è che succede spesso, hanno messo sotto i titoli, ho messo la traduzione in italiano, di mio dolce signore ti vorrei incontrare, poi quando loro attaccano Hare Krishna si legge Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Basta andare su Google, mettere Thea Domenica In e ve la gustate. E la mettiamo in coda a questa intervista. Io Giorgio ti ringrazio veramente di cuore per l'amicizia prima di tutto e per questa puntata, per questo viaggio che abbiamo fatto insieme in questa giornata. Io ci sono, quando vuoi vengo. Alla grandissima, ringrazio Manuel Cerisoli in regia, coadiuvato da Savio, e Savio anche tu lo conosci molto bene, arriva anche lui da molto lontano, lo possiamo poi cominciare a svelare, e andiamo in sigla. Quindi grazie mille, Giorgio Cerquetti.